Un brivido freddo percorre la schiena del mondo. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. Il Vaticano, cuore pulsante della fede cattolica, ha parlato. E le sue parole risuonano come un sinistro presagio. Nuove direttive sono state emanate. Direttive che riguardano il soprannaturale, il misterioso, l'inspiegabile. Un'ombra si muove tra le antiche mura vaticane. Un'ombra che sussurra di segreti millenari e di verità scomode. Cosa sta succedendo? Cosa sa il Vaticano che noi ignoriamo? La domanda incombe, pesante come un macigno. Siamo sull'orlo di una rivelazione sconvolgente? O forse di una terribile minaccia che incombe sull'umanità? Sin dall'alba dei tempi, l'uomo ha scrutato l'ignoto con un misto di paura e fascino. Miracoli, apparizioni, eventi inspiegabili. Fenomeni che sfidano la logica e la ragione, che ci ricordano che esiste qualcosa oltre il velo della nostra percezione. Chi non ha mai sentito parlare di Fatima, dove la Madonna apparve a tre pastorelli? O di Lourdes, meta di pellegrinaggi per le sue acque miracolose? E che dire degli innumerevoli casi di possessione demoniaca documentati nei secoli dalla stessa Chiesa? Il mondo è intriso di soprannaturale, che lo vogliamo o no. Le nuove direttive del Vaticano gettano un'ombra oscura su questo mondo di mistero. Le procedure per la valutazione dei presunti miracoli e apparizioni sono state rese più rigide, più severe. Un silenzio tombale avvolge i dettagli di queste nuove regole. Si vocifera di commissioni segrete, di esperti in demonologia, di protocolli di sicurezza senza precedenti. Perché? Perché questo improvviso irrigidimento? Forse la Chiesa ha paura di ciò che potrebbe scoprire? O forse sta cercando di proteggerci da qualcosa di troppo grande, troppo terribile per essere compreso dalla mente umana? Le ipotesi si rincorrono, alimentate da secoli di misteri e cospirazioni. La Chiesa, con i suoi segreti ben custoditi, è da sempre al centro di teorie che sfidano la nostra comprensione del mondo. Alcuni sussurrano che il Vaticano sia a conoscenza di un'antica profezia, un evento apocalittico che potrebbe sconvolgere il mondo. Questa profezia, nascosta tra le pagine di antichi manoscritti, potrebbe rivelare un destino oscuro per l'umanità. Altri credono che la Chiesa stia nascondendo prove concrete dell'esistenza di vita extraterrestre, prove che potrebbero riscrivere la storia come la conosciamo. Documenti segreti e testimonianze oculari suggeriscono incontri con esseri di altri mondi. Un segreto che potrebbe mettere in discussione la nostra stessa fede, scuotendo le fondamenta delle credenze religiose e filosofiche che hanno guidato l'umanità per millenni. E se la verità fosse ancora più profonda, ancora più inquietante? E se ci fosse un legame nascosto tra le antiche profezie e le moderne teorie sugli extraterrestri? E se il Vaticano avesse scoperto che la linea tra il bene e il male, tra il divino e il demoniaco, fosse molto più sottile di quanto potessimo immaginare? Un confine sfumato che potrebbe cambiare per sempre la nostra percezione della realtà. Forse, dietro le porte chiuse del Vaticano, si nasconde una verità che l'umanità non è ancora pronta a conoscere. Una verità che potrebbe riscrivere la storia e la fede, rivelando un mondo molto diverso da quello che abbiamo sempre conosciuto. Le nuove direttive del Vaticano avranno un impatto significativo sulle future indagini sul soprannaturale. Esorcisti, demonologi, investigatori del paranormale, tutti coloro che cercano di svelare i misteri del mondo invisibile si troveranno ad affrontare nuovi ostacoli, nuove resistenze. Sarà più difficile ottenere accesso agli archivi vaticani, scrigni di antichi segreti e conoscenze proibite. Le testimonianze saranno vagliate con maggiore severità,
i miracoli messi in discussione con rigore scientifico. Ma la verità, come l'acqua, troverà sempre un modo per emergere. Le reazioni alle nuove direttive del Vaticano sono state contrastanti. Gli scettici deridono la Chiesa, accusandola di oscurantismo e di paura del progresso scientifico. I credenti sono divisi tra chi accetta con obbedienza le decisioni del Vaticano e chi teme che la Chiesa stia rinunciando al suo ruolo di guida spirituale. E gli esperti, teologi, scienziati, studiosi di fenomeni paranormali, molti di loro osservano con preoccupazione questo cambio di rotta del Vaticano. Cosa sanno loro che noi non sappiamo? Le loro parole sono criptiche, cariche di un'ansia palpabile. Per comprendere le motivazioni del Vaticano, dobbiamo scavare nel passato, addentrarci nei meandri della sua storia millenaria. Gli archivi vaticani custodiscono un tesoro inestimabile di documenti antichi, testi sacri, cronache di eventi inspiegabili. Lì, tra le pagine ingiallite dal tempo, potremmo trovare le risposte che cerchiamo. Relazioni dettagliate di miracoli e apparizioni, studi approfonditi sulla natura del demonio, profezie oscure che gettano un'ombra sinistra sul futuro dell'umanità. Cosa sa il Vaticano che noi non sappiamo? Quali segreti si celano dietro le sue antiche mura e i suoi simboli enigmatici? Questa domanda ci tormenta, ci spinge a cercare la verità, a scavare sempre più a fondo. Ogni pagina sfogliata, ogni manoscritto esaminato, sembra avvicinarci a una rivelazione. Forse la risposta è nascosta in Bella Vista, celata tra le pieghe di antichi testi sacri. Testi che, se letti con attenzione, potrebbero svelare segreti millenari, o nei simboli misteriosi che adornano le basiliche vaticane, simboli che raccontano storie dimenticate e verità nascoste. O forse la verità è molto più semplice, molto più inquietante. Forse è una verità che non siamo pronti ad accettare. Forse il Vaticano non sa nulla di più di noi. Forse anche loro sono alla ricerca, proprio come noi, di risposte che sembrano sfuggire. Forse è la paura dell'ignoto, la consapevolezza della nostra fragilità di fronte all'immensità del cosmo, a spingerli a erigere muri di silenzio e segretezza, una paura che condividiamo tutti. Ma è proprio questa paura che ci spinge a cercare, a non fermarci mai, nella speranza di trovare, un giorno, la verità nascosta. Le nuove direttive del Vaticano ci lasciano con più domande che risposte. Ogni parola, ogni gesto, sembra avvolto in un enigma impenetrabile. La città eterna, con le sue antiche mura e i suoi segreti nascosti, diventa ancora più misteriosa sotto questo nuovo velo di incertezza. L'ombra del mistero si allunga, avvolgendoci in un sudario di inquietudine. Le ombre danzano sulle pareti delle cattedrali, creando figure che sembrano sussurrare segreti dimenticati. Ogni angolo buio, ogni corridoio silenzioso, sembra custodire una storia non raccontata. Cosa ci riserva il futuro? Le risposte sembrano sfuggenti come il fumo, eppure continuiamo a cercarle, sperando di trovare un barlume di verità tra le nebbie del destino. Quali segreti si celano ancora dietro le mura millenarie del Vaticano? Ogni pietra, ogni arco, sembra raccontare una storia di potere e mistero, di fede e dubbio. Le risposte sembrano nascoste in piena vista, pronte a essere scoperte da chi ha il coraggio di cercarle. Solo il tempo, forse, potrà svelare la verità. Il tempo scorre inesorabile, portando con sé nuove rivelazioni e nuove domande. Ogni secondo che passa ci avvicina a una possibile risposta, ma anche a nuovi misteri da risolvere. Nel frattempo non possiamo fare altro che attendere, osservare e interrogarci sul significato di questi eventi epocali. Ogni preghiera, ogni riflessione
diventa un tentativo di comprendere l'incomprensibile, di dare un senso a ciò che sembra sfuggire alla nostra comprensione. E chissà, forse un giorno anche noi, come i protagonisti di un antico mistero, saremo chiamati a confrontarci con l'ignoto, a decifrare i simboli e i segni lasciati dai nostri antenati. Ogni pagina di un antico manoscritto, ogni simbolo arcano, potrebbe contenere la chiave per svelare i segreti del passato. A guardare oltre il velo della realtà e ad affrontare le conseguenze delle nostre scelte. In questo viaggio nell'ignoto, ogni decisione, ogni passo ci avvicina alla verità, ma ci espone anche a nuove sfide e a nuove rivelazioni.